Ultima partita, ragazzi, di un 2023 a dir poco disastroso. L'ultima partita di questo 2023, ragazzi, in realtà è la stessa di una delle prime, di quella che, diciamo, fu quasi uno spartiacque. Fu la partita che io misi spalle al muro Pioli. Magari avessi potuto farlo dal vivo e tirargli tanti calci in bocca, però figurativamente Milan-Sassuolo 2-5 dell'anno scorso è stata la partita dove io ho sancito la fine del mio rapporto di stima verso di lui. Ho chiesto l'esonero più volte durante la passata stagione e durante la stagione in corso. Questo è il terzo ultimatum che si becca, perché l'ha avuto contro il PSG e stranamente ha vinto. L'ha avuto contro il Frosinone, che se la rigiochi 10 volte quella partita la vinci, e ce l'ho oggi contro un Sassuolo che è vero l'anno scorso quando ce ne ha fatti 5 era 17esimo in classifica, ma si sa che quando Pioli ha l'ultimatum vince sempre, e se non vince tanto meglio, perché io lo voglio fuori dal cazzo. Preambolo molto duro, perché mi sono rotto i coglioni, l'ho spiegato anche nel post partita prenatalizio di Salernitana Milan, che veramente abbiamo raggiunto, credo, il punto di non ritorno da un po', e c'è molta gente anche proprio qua sotto nei miei commenti che evidentemente gli piace avere il prosciutto sugli occhi, gli piace farsi prendere un pochino in quel posto. Io questa cosa non l'ho mai accettata, soprattutto da una società come il Milan. Se oggi vincere serve per dare una svolta definitiva in positivo a ciò di disastroso che sta succedendo, bene. Se invece serve la sconfitta per togliersi dai coglioni, tanto meglio, ragazzi. Io ripeto, non ho peli sulla lingua. Io anche il Milan trionfasse nella più importante e prestigiosa competizione esistente, Pioli per me col Milan ha finito da quasi un anno. Buona partita, ragazzi, se così si può dire. Si aprono le scommesse, ragazzi. Chi si infortunerà oggi? L'ultima è stata Tomori. Io punto Kier oggi di infortunati, perché è quello messo peggio. Però che ne so, anche un Maignan non sarebbe una novità. O un Giroud, dato che a lui non gli è ancora toccato l'infortunio. Ci potrei stare, dai. Pioli si era vociferato di una chiacchiera per possibile esonero. Ma magari, guarda, Fra, magari. Noi vogliamo 11 leoni e ci avrete 100 fighette allenate da un bastardo. Ecco cos'è. Ecco come dovrebbe convertirsi il coro. Calcio d'inizio 2 come una volta. Teo Hernandez. Si inizia. Madonna, raga. 9 secondi già rimessa regalata al Sassuolo. 9 secondi mi sono rotto il cazzo. Cioè, io facessi una conferenza stampa, direi: per 9 secondi non mi sono rotto il cazzo. Usando le citazioni di qualcuno. Pulisic, Loftus Cheek. Palla dentro verso Leao, messa bene dentro. Madonna, quanto sei cocciuto. Ed era pure fuori gioco. E un altro lancio. Mi tocca urlare dopo 4 minuti. Un altro lancio! Che finisce fuori! Un altro! Siamo già 2 in 4 minuti. Loftus Cheek 4 contro 3. Vediamo cosa fa. Tira sulla schiena del difensore. 4 compagni liberi. Questo dimostra il non gioco del Milan. Cioè, noi quando prendiamo i contropiedi 4 contro 3, prendiamo sistematicamente gol. Guardate il 2-1 per la Salernitana. Quando facciamo i contropiedi non ne viene sfruttato mezzo. Leao dentro verso Giroud, che è fuori campo praticamente. Mette indietro Reinders, che tira. Consigli. Giroud è fuori gioco. Giroud è fuori gioco. Giroud è fuori gioco. Benacer. Benacer gol. Giroud era fuori gioco e viene fischiato fuori gioco. Tutto fermo, fuori gioco. Ha fatto la papera, consigli. Il gol l'abbiamo fatto. Cioè, non l'abbiamo fatto, ma lo abbiamo fatto. Il bonus ce lo siamo giocato. Cioè, ma poi no, vedi che sei in fuorigioco, cazzo. Perché lo vedi? Lasciala la palla. Cioè, secondo me questi qua si drogano. Perché non è possibile? Siamo al terzo lancio, Anche Kier ci si è messo per Giroud. Terzo lancio a fanculo. Che sia preparata, perché Pioli sta di fatto a te intanto. Reinders destro. Cioè, certo. Altro tiro a fanculo. Cioè, ma c'hai i compagni liberi? C'hai i compagni liberi? Ma perché? Leao ce la fa a fare qualcosa?
prende ritmo Leao, mette dentro, non ci ha creduto nessuno. Eccolo il primo cross rapido e veloce, ma è difficile che va a fare in culo. È il primo, ragazzi, è il primo cross, è solamente il primo. Calabria verso Giroud, Bennacer verso Leao, scusate, verso Consigli. Maignan, bravo portiere, eccezionale, ma quando c'è il compagno libero non so perché non gli mandi la palla. Partono due o tre compagni a botta, tu non fai partire il contropiede. Se il Milan fa un gol, che in realtà avrebbe anche già fatto, era da annullare, 100%. È un miracolo se Milan ne fa uno oggi. Stupiscici, Hernandez! Si muove sul primo Bennacer, sponda, schema per Florenzi. Bella merda. Bella merda, bella merda. Bennacer ancora in possesso palla, Bennacer tira, fa tutto bene e va vicino. Il tiro era una merda, fa tutto bene, ma poi c'è, va concretizzata l'occasione, no? Come quello che a scuola fa il compito e non scrive il nome, uguale. Ho un contropiede fatto partire Bennacer e rallenta l'azione. Dice Pulisic, cambia direzione Bennacer e Bennacer, Leao, vediamo la merdata. Leao costruisce la palla gol. Solo corner. Però tutto bene, perché Bennacer mette un pallone. Non ho neanche finito di dirlo, ragazzi. Di Leao. Non ho nemmeno finito di dirlo. Cioè, almeno dammi il tempo di prepararlo alla cagata che stai per fare. Non mi dà il tempo di fare neanche quello che la cagata l'hai già fatta, Leao. Florenzi. È incredibile. C'è un gol che Berardi contro avrebbe fatto con una gamba sola. Altra palla di merda, altro lancio lungo. Siamo a 6, ragazzi. Ragazzi, io così a fine anno non ci arrivo. Io c'è, esoneratemelo per favore, perché io così a giugno non ci arrivo. Tutte le azioni uguali. O palla regalata, o palla in curva, o cross di merda. Tutte le azioni uguali. Quinto fuorigioco in 29 minuti. Florenzi, palla per Leao. Leao, Leao! Aspetta, aspetta. E siamo a 2. Settimo fuorigioco, ragazzi. Settimo fuorigioco, secondo gol annullato per fuorigioco. Io mi chiedo, voi dove cazzo abbiate la testa, veramente? Io veramente non c'ho parole. Io non c'ho parole. Ditemi che è uno scherzo. Cioè, ditemi che anche voi state giocando così per farlo esonerare, perché se no non... non c'ha senso, non c'ha senso, ragazzi. Una squadra è normale, era già 3-0. Pulisic, vediamo la merdata. Pulisic, prevedibile il passaggio interno. Letto da Matteo Pinamonti per far risalire. E manda nello spazio. Va dentro Berardi, Maignan. Bravo, Maignan. Passaggio a 2 metri regalato all'Oriente, raga. Ma che merda è sta cosa? Berardi tira, Berardi tira, Berardi tira, Maignan in angolo. Più occasioni gol per il Sassuolo che il Milan, che gli hanno annullati due. Madonna, ma che circo che siete, che circo! Che circo d'allenatore che c'è in panchina! Leao non stoppa la palla, non stoppa la palla da solo. E ancora Maignan che non lancia il compagno! Non lo lancia! Li fanno rientrare sempre. Porco Dio. Li fanno rientrare sempre. E rimessa dal fondo per il Sassuolo. Il Milan però ha giocato sempre sulle posizioni e mai sul lungo. Ma te ne sei accorto adesso? Profondi, perché una volta che te ne sei accorto adesso, forse? Una cosa inguardabile. Prima occasione veramente seria per il Milan. Arriva allo scadere del primo tempo. Se siete contenti voi, io non so che dirvi. Fine di uno dei primi tempi più brutti visti negli ultimi 2 o 3 anni. Strano. Ci vediamo nel secondo tempo, perché ne avremo da raccontarcene di belle. Ragazzi, io ho letto qualche commento. Stiamo giocando male. Cioè, è veramente inutile provare a cercare qualcosa di positivo. Si inizia. Cioè, veramente, una vittoria giocando così non sa di nulla. Pulisic, Bennacer verso l'Autus Chic. Lea fa passare davanti, ragazzi. Leao 7 milioni all'anno fa passare la palla davanti. Ed è solo 7 milioni all'anno per 3 gol. Per
3 gol, 4 con quello in Champions League. Cioè, Leao, partite brutte ne ha fatte quest'anno, tante. Ma questa, io credo sia tra le prime due, assolutamente. Non controlla, non stoppa. L'unico tiro che ha fatto era 10 metri in fuorigioco. L'Oriente tunnel ai danni di Loftus-Cheek. Tolian, attenzione, attenzione a Tolian. Dai che lo fanno, Tolian completamente solo, Maignan. E li fa rientrare un'altra volta. Li fa rientrare tutti. Li fa rientrare tutti. Tutti. Li fa rientrare tutti. Quello era un gol solare. Se c'era Berardi divenuto bene che c'era Tolian. Ma se per sbaglio c'è Berardi col sinistro lì, non perdona, Calabria per Pulisic, la palla finisce in mezzo laterale. Sa già la quarta volta stasera. Bennacer, Anders coglie Giroud. Che calcia troppo dolce. Coglie Giroud. Sì. Un rigore in movimento, Benders, coglie Giroud. Leao, va là dentro. Ancora lì, la alza. C'è arriva nessuno. Anche Florenzi, Florenzi calcio in curva. Ma che occasione che ha avuto Linder. La palla era perfetta, rimorchio. Lui è andato. Spaccato tutto. Spaccato il portabicchiere. Ha calciato veramente in curva. Uno ha calciato addosso al compagno, l'altro in curva. Leao, ancora lui, ancora destro. E ancora a cogliere i difensori. O si colgono i compagni, o si coglie la curva, o si colgono i difensori, o non si tira proprio. Mai che si tiri in porta. Mai a impegnare il portiere. Mai a fare un gol. Mai, mai, mai. Spaccato tutto. Reinders un po' troppo passivi nell'attendere questo tiro. Questa è anche una deviazione. Ma non è che lo fanno solo con Berardi. Questo è il problema. Il Milan difensivamente è passivo con Berardi, con Candreva, con Lukman. È 10 partite che dico che i difensori del Milan non affrontano gli attaccanti. Indietreggiano, indietreggiano. Non ce n'è uno che si sacrifica e dice vado a metterci il piede. Non c'è nessuno che lo fa. Ragazzi, Leao cammina. Leao con il pallone, contropiede cammina. Guardo per Calabria. Poi cambia direzione. Pulisic. Reinders. Bennacer. Bennacer dentro Pulisic. Gol. Superato Consigli. Pulisic sblocca la partita. Aspetta. Al minuto 59 e sono 6 in campionato. Però è bel regalo della difesa, Bel regalo. Bel regalo. La filtrante è perfetta. Due tre soldi ormai in ritardo, la molla lì, ma bel regalo. Molto bravo in bel gol di merda. Cioè, avete veramente il coraggio di esultare. Cioè, state facendo la partita, cioè il derby, avete giocato meglio e avete pure il coraggio di esultare, cioè anche stasera. Fossi un campo dopo un gol così, zitto, pigli la palla e torni a centrocampo e ricominci a giocare. Intervento di Juan Tresoldi quasi ha agevolato la giocata di Pulisic, che comunque si sta che comunque è un altro passaggio di merda questo. Consigli. Perché il difensore del Sassuolo è scivolato, se è un altro passaggio del cazzo. Leao. Secondo estratto. È la stessa. Altro contropiede. Un'altra volta cammina. Davanti. Leao tiene palla. E un'altra volta Tresoldi gli appoggia lo scroto sulla testa. Sì. Che sconnessione che c'è in campo, ragazzi. Che sconnessione assurda. A Pedersen che interrompe un possesso palla del Milan che ha sfiorato i 2 minuti e che ha portato al calcio d'angolo. Cioè, avete capito che schifo? 2 minuti possesso palla per un calcio d'angolo. Cioè, in questo secondo tempo ha fatto un tiro al Sassuolo, non ha fatto niente. Ferrari. L'Oriente accelera per Torre. L'Oriente. Inchioda a terra Maignan. Maignan. E Milan non deve rilassarsi, non deve pensare che basta poco nella gestione, anche la palla. Già ragazzi. Come è entrato Zeroli? Cioè, raga, ma c'è da vincere la partita qui. C'hai Simic che ti poteva giocare 90 minuti centrale. Questo non sta bene. Leao non salta neanche Castiglieco. Cazzo, ma Zeroli è Gali. Garoli, uguale. Destra uscire, stava generando Florenzi la per tira da fuori area. Florenzi alla sua maniera. Ovviamente, in rimessa. Dal fondo. Fernandes. E poi parte alla sua maniera Fernandes. Passala! Passala! Sempre lui, ragazzi, sempre lui. È sempre lui. Reinders totalmente solo. Non la passa.
e sbatte giustamente addosso a chi cazzo era. Tre soldi, chi cazzo è? Beh, cioè, piuttosto che togliete Hernandez, che ha fatto una prestazione aberrante, toglie Kier per far entrare Simic. Pulisic, da quando è stato messo a sinistra, non ne sta imbroccando una. Pulisic. C'è il fallo di Castiglieco, primo giallo della partita. Che si gioca il cartellino. Ed è il primo giocatore ammonito del match. Ci sono arrivato prima io di te, Suka. Chukwueze, Adli. È in fuorigioco Chukwueze. Randers, c'è Chukwueze. Adesso però calcia al sinistro. Per chiuderla. Sì. Ha messo fuori. Per chiudere il buco del culo. Non trova l'angolo. Che due coglioni. Ma provatelo un forcing finale. Provate a fare 2-0, no? Siete così caga sotto che manco quello provate. Vegna per Chukwueze che non la stoppa. Leao parte 2. Raga, ma è finita la partita. Raga, ha allungato di un minuto senza motivo. Castiglieco fuori. Rimessa laterale. Finisce. Qui. Una delle partite più brutte di quest'anno. Vinta per un errore della difesa del Sassuolo. Adesso sguardo alla Coppa Italia dove saranno altre ulteriori bestemmie. Ci si vede.